ci auguriamo che quindi piano piano, poco a poco, nel nostro piccolo, con i nostri progetti sul territorio, progetti che riguardano direttamente le donne che lavorano in agricoltura, ma che riguardano anche le istituzioni che a queste donne dovrebbero pensare, piano piano qualche progresso si riesca a fare e piano piano questa consapevolezza diventi sempre più condivisa e supportata. Molti ostacoli, molte difficoltà che per esempio le piccole artigiane trovano nei paesi del sud del mondo non sono poi così paradossalmente diverse o lontane da quelle che poi le donne, le nostre piccole imprenditrici, le nostre agricoltrici trovano nelle nostre regioni, nel nostro mezzogiorno. Ed ecco perché ci è piaciuto parlare di donne dell'Africa e del Sud, perché non dobbiamo vedere questa enorme differenza. In fondo forse solo pochi anni fa si vivevano le stesse realtà e i percorsi possono anche essere comuni e condivisi.